Nelle puntate precedenti... Polizia! Ancora! Non hai controllato la porta. E io dovevo arrestarli. Tu dovevi controllare la stanza. Vai, vai! Ci penso io, così peggiore la situazione. Spara alle gomme. Hai il diritto di rimanere in silenzio. 5 sospetti morti e uno arrestato dopo una violenta operazione di polizia in un hotel di Overtown. Questa settimana è il quarto evento apparentemente legato al traffico di droga a Miami. Siamo in diretta dal centro, in esclusiva per Sky 5, con il capitano Julian Dose, che si occupa delle indagini. Le indagini sono ancora in corso. Quindi, capitano, no comment? Le indagini sono ancora in corso, questa è la mia dichiarazione. Altrimenti avrei detto no comment. Dove cazzo sono tutti quanti? La guerra della droga, signore, è in TV. Come negli anni Ottanta, magari domani metto il vestito di lino bianco. Meglio una maglietta rosa. Nel frattempo, Stoddard, hai un incarico speciale. Detective Mendoza e Dow nel mio ufficio. Li conoscete voi due? Più o meno. Bene, d'ora in poi sarete partner. Sedetevi. Mendoza, oggi hai confiscato parecchi chili di cocaina. Complimenti. Allora, dimmi perché la coca viene marchiata. Marchio di fabbrica, dimostra che arriva non tagliata. Esatto. E la tua coca aveva un marchio che non conoscevamo. Il tizio che hai arrestato dice che l'ha avuta da Tyson Latchford, con cui il detective Dow ha avuto dei trascorsi. Portatelo dentro per una chiacchierata. Signore, l'ultima operazione sul campo di Mendoza, senza offesa, è stata una merdata. Insieme farete grandi cose. Potete andare. Per la cronaca, in quella stanza stavo seguendo le istruzioni di Stoddard. Certo, non ne dubito. Ma non cercare scuse. Non cerco scuse. Puntualizza. Com'è la storia con Tyson Latchford? Vende coca ai ricchi e agli idioti. Quei tizi che hai beccato non erano niente in confronto a Tyson. Però a volte fa arrivare qualche regalino ai suoi vecchi amici. Allora troviamone uno. Mi hai letto nel pensiero. Ascolta, fai molta attenzione stanotte. Questa faccenda non è uno scherzo. Lo so, credimi. Ho perso 2 amici in 6 mesi. 2 agenti. Sì, mi è giunta voce. Mi spiace. Anche a me. Miami è piena di merda. Beh, spalare merda è il nostro lavoro, no? Stoddard me l'aveva detto. Detto cosa? Che adori fare il poliziotto. Ehi, agente, agente! Ehi, oh, cazzo, ma guarda. Sono io. Ehi, non bagnarmi il vetro, ehi! Vabbè, vabbè. Ehi, ti va di... Senti, dai, dammi 5 dollari. Ok? Lo so. È solo che... Io sono un imprenditore, capisci? Spiacente, non quando sono in servizio. Ok, va bene. Beh, agente, proteggi il quartiere. Fai attenzione, intesi? Stronzo! Sai, il quartiere in cui sono cresciuto non è molto lontano da qui. Davvero? Dalle stalle alle stelle. Fammi indovinare, sei di South Beach? No, figurati. Di Los Angeles, Orange County. Oh, dalle stelle alle stalle, eh? Già, così sembra. Che succede? Sarà una retata. Ehi, non do il mio consenso. Non mi serve il tuo consenso, idiota, basta il sospetto di reato. Ehi, Guzman, chi hai beccato? Il nostro amico Uggs. L'ho beccato col baule pieno di hot shot. Sta giù! Uggs, dov'è il tuo amico Tap? Non lo so. State cercando Tap? Sì, l'hai visto? Nah, ma ho visto il suo amichetto Briggs e altre della banda di Tap sulla 12ª. Grazie, Guzman. A buon rendere. Ben fatto. Quindi sei cresciuto qui, ma non sei nato a Miami, giusto? No. Alla Havana. Sul serio? Come te ne sei andato? Fumogeni di merda. Con mia madre. Una con le palle. E tuo padre? Non lo so. Saranno 20 anni che non lo vedo.
Stavamo scappando da lui. Vive ancora a Cuba? Probabilmente è morto. Cosa che non mi dispiacerebbe affatto. Doveva essere un vero signore. Oh, non c'è dubbio. Perché non avevo la ricevuta? Cioè, come cazzo faccio ad avere la ricevuta di consegna se neppure so dove abita? Cazzo! Fottiti! Ehi, calma! Ok. Signora, tutto bene? Il coperchio non si chiude. Buona fortuna, allora. Vaffanculo! Vuoi che chieda rinforzi, Mendoza? Probabilmente il comando manderebbe l'artiglieria pesante. Facciamo un giro e spaventiamo tutto il quartiere. Qui 13, scendiamo dal veicolo. L'accesso alle case popolari è bloccato, c'è solo un'uscita. E la gente si incazza. Il tipo che cerchiamo di solito bazzica nei paraggi. Immagino tu conosca il quartiere. Sì, ma manco da parecchio. Ti seguo. Merda. Hai qualcosa nei pantaloni, Jen. Thomas, non costringermi a controllarti le tasche. Ruben, tienilo sotto controllo. E metti via questo. Non ho il sacchetto. E niente, sai. Occhio. Ecco Briggs. Attento, Mendoza. È imprevedibile. Vai prima tu, quello mi conosce. Visto? Visto? Sapete che c'è? Ce la possiamo fare. Siamo fatti per questo. Per questo. Capisci? Fermo! Che cazzo volete? Polizia di Miami, abbiamo qualche domanda. Ehi, detective, chi è questo? Il mio nuovo partner, Briggs. Vogliamo giocare ai poliziotti cattivi. Il tuo amico Tap, dove sta? Fottiti bello! Ok, ci preferisci cattivissimi. Avanti, Nick, arrestalo. Forza, dimmi dov'è Tap, così ce ne andiamo. Sì, servire proteggere un cazzo! Stasera se ne sta sul divano, ok? Bene, non mi serve altro. Avanti, Mendoza. La cosa non finisce qui! Conosco i miei diritti! Quindi lo lasciamo lì? Sei sicura che sia una buona idea? No, ma l'anno scorso ha provato ad ammazzare un infiltrato. Che si fosse. Andiamo, il divano di Tap si trova ad Arcola. Potrebbe non rimanere lì a lungo. Ah, merda, sono gli uomini di Tap. Non devono scoprirci. Seguimi. Indietro. Forza, di qua. Thank you.
Questa cosa deve restare fra noi due, d'accordo? Quale cosa, detective? Bravo, ragazzo. Ok, andiamo. Ci penso io. Passa, forza. Grazie, molto gentile. Comunque scusa per quel commento del cazzo. Non doveva essere una bella situazione. Ma tu te la sei cavata. Comunque cosa mi dici di Stoddard? Non abbiamo lavorato molto insieme. Stoddard è un elefante. È il mondo e la sua cristalleria. Ricorda, questo è il territorio di Tab. Se ci vedono, gli diranno che stiamo arrivando. Dobbiamo passare inosservati. Giusto. Ma è che non ti sai difendere. Di che parli? Io gioco in difesa. Se ti sai difendere, com'è che allora mi ok, ora. Cazzo, ma perché hai sempre... Ok, guardami vincere questa partita. Non lamentarti e gioco. Visto? Ecco perché quel biglietto da 20 che avevi in mano ora è mio. Possiamo raddoppiare, vuoi continuare? Oh, d'accordo. Facciamo attimo vincere questo. Merda, siamo bloccati. Lancio qualcosa per distrarlo. Ottimo. E ora che si è rotto? Daryl? È come se qualcosa fosse caduto dal tetto. Se quel coso si rompe, me ne resto da mia sorella. Se si rompe, l'aggiusto io. Tap è vicino, ma non riusciremo a raggiungerlo senza fare fuori almeno uno di quei tipi. Pensi di riuscire a separarli? Sì, ci provo. Il nostro uomo dovrebbe essere qui. 2 o 3 milioni di anni fa c'era questo tale Xenu, con la X. Merda. Buonasera, Tap. Non scappare, ti inseguirei. Stiamo cercando Tyson. Sei il suo nuovo partner? Ti ha fatto già qualche mossa di karate? Io studio Krav Maga, il karate è una stronzata mistica. Sei forte, lo sai. Tap e Tyson sono cresciuti insieme. Due bianchi a cui piaceva il quartiere. Tap è rimasto. Alzati, su. Mani sopra la testa. Ehi, Tap. Dov'è Tyson? Tutti stanno cercando Tyson. Hai visto i notiziari? Sì? Se ne sta al sicuro. Questo non è certo un buon momento per mettersi in mostra. Già, speravamo tu potessi dirci qualcosa a riguardo. Non mi pagano abbastanza, Fidel. Nick, ammanettolo. Guarda, non vedevo l'ora. Secondo me, voi sbirri vi eccitate così, eh? All'inizio sì, poi diventa ripetitivo. Tap. Sono sconvolto, amico. Ehi, me l'ha prescritto il medico. So che sei ricercato, che tieni la tua coca dietro l'angolo, sotto il cassonetto. So che il ragazzino che è scappato probabilmente adesso la sta spostando e so che è troppo piccolo per queste stronzate. Per cui sì. Se dobbiamo arrestarti per possesso, lo faremo. Che cosa volete che faccia? Ehi, l'auricolare va bene? Sì, va bene. E il microfono? E qualcosa. Prova, finirò ammazzato.
Ehi, stronzo, non devi fare la spia, questo non è un film d'azione. Per cui entra, controlla che Tyson sia lì e vattene. Sembra facile, perché non vieni qui a farlo tu, allora? Scansioniamo il viso. Il tuo scanner è collegato ai database locali e federali. Benvenuto nel futuro, partner. Seguilo con lo scanner e assicurati che non faccia cazzate. Sto cercando Tyson. Tyson, ti è andata proprio. Andiamo, dai una mano a un fratello. Senti, tornatene a casa. Ho bisogno di vedere Tyson. Calmo, vedi di stare tranquillo, fratello. Vai, vai e basta, vai, vai, falla andare. Ci siamo. Forza, Tap, portaci da Tyson. Non vedo nessun volto familiare qui. Continua a scansionare, vedi di capire con chi abbiamo a che fare. Quell'affare è dotato di microfono digitale direzionale. Scansioni e ascolta. Ha toccato il tabellone. Ha toccato dietro. Ehi, Fidel. Qui la situazione è parecchio tesa. Ma Tyson c'è o no? Sì, ora facciamo due chiacchiere. Ricevuto. Tyson è di là. Hai 5 minuti. Grazie. Tap, che ci fai qui? Ecco Tyson. Scansionalo. Ci serve una prova della sua presenza qui. Merda. Tyson non si vede. Mi conosci, no? Si sposterà, spero. Mi devi cercare. La situazione ora è delicata. Tyson, soltanto un po'. Per favore. Dai, siediti. Ora vedo che posso fare, va bene? No problema. No problema davvero, merda. Ehi, un attimo. Chi cazzo è? Non lo so. Cosa intendi fare? Cazzate, amico. Scansionane più che puoi. Merda! Oh, cazzo. Cercano Tyson. Forza, dobbiamo arrivare da lui, ora. Centrale, qui 13. Sparatoria in corso, interveniamo. A tutte le unità, segnalata sparatoria alla terza e alla 33esima. Forza! Ehi. Io ti copro. Tu arrestali. Ho sentito che Nels ha ingaggiato degli uomini di Juarez. Juarez? Credi che Nels farà... Quei tizi che sparano come pazzi. Chi cazzo sono? Non lo so. Sbirri di merda! Dai! Ti copro, Nick. A manette ricercato, ci tornerà utile. Avevi ragione. Sei in arresto! Non ho niente! Bene, Mendoza. Centrale, mandate qualcuno! Fermo! Resta dove sei!
brutte teste di cazzo. Come cazzo facevate a pensare di potermela cavare? Eh? Non ti muovere, sei in arresto! Li abbiamo perso... Fermo lì! Wow. Figlio di puttana! Ho l'altro sotto tiro. Via libera, andiamo di sopra. Tyson dovrebbe essere vicino. Mani in alto, sei in arresto. Va tutto bene. Mani in alto, polizia! Figlio di... Guardate dappertutto! Vado a controllare! Fuoco! Credi ci segnala tutti di arma da fuoco ad ancora! Corridoio libero! Controlla le aule! Ricevuto. Scansiona per vedere se c'è qualcosa che può portare a Tyson. Bene così. Ben fatto, ricorda, se quell'affare ronza significa che le prove sono vicine. Hai trovato Tyson? Ma che cazzo? Ok, guarda. Tyson non è mai stato qui, era una chat. Merda. Possiamo ricollegarci? Ah, fanculo. Mi avete portati qui poi sbirri, non è vero? Spiacente, sei tu la testa di cazzo che vogliono morto. Ciao, Tyson. Ah, cazzo. Di male in peggio. E il tuo amico Tapp ha preso il volo. Credo che i tuoi uomini siano morti. Cazzo! Ehi, non sono i miei ragazzi, chiaro. È solo che ogni tanto gli passavo della roba. Tyson, chi ti vuole morto? Sai, di solito gli assassini non lasciano un biglietto da visita. Dici dove sei, possiamo proteggerti. Mi spiace, ma ho dei dubbi. Merda. E adesso? Tyson è morto se non arriviamo a lui per primo. Comando, qui 13, ci serve il tracciamento di una connessione IP in uscita. 13, tracciamento in corso e siamo collegati. Dacci qualche minuto, 13. Ricevuto, andiamo. Gli servirà tempo. Sappiamo cosa stava facendo Tyson, ma non abbiamo idea di dove sia. Mani in alto! In alto! È quello spiro! La polizia! Fuoco! 13,
segnala colpi di arma da fuoco ad Arcola. Molteplici segnalazioni di colpi di arma da fuoco a tutte le unità, 10-49. Grazie, comando. Mandatemi le informazioni. Tuo amico Tyson non ha idea di cosa l'aspetta. Manderò un'unità aerea a controllare. Ci portiamo sul posto, lo prendiamo e ce ne andiamo. Sfonda la porta, Mendoza. Sapete che serve un mandato per questo? Fate i bravi, ragazzi. Cos'è? Hai imparato a memoria i tuoi diritti? Senti, non vogliamo arrestarti, ma devi venire via. Prendo la mia roba. Ehi, ti spiacerebbe dirci che cazzo succede? Sai come passo le mie giornate? Al computer. Non vado per le strade da un sacco. Questa è una guerra senza esclusione di colpi e pare che io stia dalla parte dei perdenti, non so altro. Parliamone dopo. Vai! Oh, merda! Mi ha presa! È grave. Cazzo! Oh, cazzo! Ok, tampono la ferita, va bene? Ok, cazzo! Merda! Sto puttana! Lo so, tieni duro. Non siamo qui per servirti! Nick! Non ti lascio. Fanculo! Trovate Tyson! Ah! Dai, resta con me! Merda! Kai! Cazzo! Kai, resisti! Siamo poliziotti! È ferita! Credo abbia preso un'arteria. Sei fortunata a non esserti dissanguata. Maninato, ora! Buonasera anche a voi. Detective, conosci quest'uomo? Oh, lui? Sì, è uno che lavora al computer.